Una cordiale buona serata dall'ippodromo di Agnano. Lungo convegno che inizia con una prova riservata ai due anni maiden sulla distanza dei 2100 metri. Il premio ciliegie. Sei concorrenti già agli ordini dello starter, mezzo meccanico che prende velocità. Evita però nelle J, affiancata da Elton Griff, poi Ensierro, a precedere Elisir B, con ai lati Hermes FS, mentre è partito con estrema prudenza Ettore 3B, che aveva fatto una difesa nelle fasi di lancio. Posizioni che si sono ben delineate con Elton Griff leader, è sfilato su Evita però nelle J, che ha preferito correre dalla seconda posizione. Lancio in 16 e successivo rallentamento, si va veramente piano con il figlio di London Griff a comandare le operazioni. 33 il primo quarto, nessuno muove al largo, tutti si adeguano al ritmo di comodo del battistrada, che va a completare i 600 in 50. 17 di ultima frazione, adesso dalla terza posizione sposta Ensierro e muove dalle retrovie anche Ettore Tribi, parato però da Elisir, Griffato B. 1,7 scarsi di 800, 1,5 in verità. Si va veramente piano, corsa che si riduce ulteriormente perché nessuno accenna a muovere le acque. Primo giro in 1,22, si sono formate così tre pariglie, la prima composta da Elton Griff e Densierro, la seconda da Evita Peron LJ e Elisir B, che si piega molto nelle curve, la terza viene annullata dalla rottura di Hermes FS, alla quale segue anche quella di Elton Griff, e così si ritrova davanti Ensierro nei confronti di Elisir B, Evita Peron richiesta e Ettore 3B che deve ancora carburare. Ultima frazione in 15, sta accelerando Ensierro e prendendo vantaggio agli avversari, inseguito soprattutto da Elisir B. Un 14,8 di fronte, 2,8 il miglio. Ensierro sta per entrare in retta d'arrivo con chiaro margine. Ensierro in fuga, fuga per la vittoria di Ensierro. Ancora un 15, si distende alla grande il figlio di Tobin Kronos ed Olvera, che va a vincere alla grande nei confronti di un comunque valido Elisir B, che precede Ettore 3B. 2,37,5 sul mio cronometro, media ufficiale di 1,18,2. Una performance interessante quella del portacolori del signor Domenico Termini, allenato da Gaspare Loverde Junior, e in salti c'era il giovane bravo di Chiara, che ringrazia il suo cavallo in prossimità del traguardo, vedete, per lo splendido successo.